I film che abbiamo presentato, che erano 5, sono saggi di diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia. Invito sul palco il direttore Ivan Scinardo per un saluto. Gli studenti sono tutti sparsi in varie parti d'Italia, non sono potuti venire. Benvenuto Ivan. Grazie, grazie Andrea, buonasera a tutti. Grazie Lucia, Gabriella e questi due meravigliosi cuccioli aquilotti che sono diventate delle aquile. Io sono molto legato a questo primo bando dal quale sono usciti Chiara e Andrea, perché ero stato appena assunto al Centro Sperimentale, era il mio primo incarico qui a Palermo, e ringrazio veramente questa piattaforma che ci dà l'opportunità di mettere in vetrina i lavori della nostra scuola, che esiste dal 2008 con una convenzione grazie al Comune di Palermo e alla Regione Siciliana, la Sicilia Film Commission, e in un luogo magico che sono i cantieri culturali della ZISA, ribattezzati un po' la fabbrica dell'immaginario. È vero, noi coltiviamo talenti e non è uno slogan, e basta vedere la riuscita di questi ragazzi e di come si sono affermati con i loro lavori in tutti questi anni. Io sono molto orgoglioso di loro, c'è tanto lavoro dietro. Porto i saluti della nostra direttrice artistica Costanza Quatriglio, che sta lavorando notte e giorno per questo film dedicato alla Santuzza e che andrà in onda la sera del 14 in diretta su tutte le televisioni. E quindi che dirvi, grazie di questa vetrina che ci avete dato proiettando i lavori di diploma, che sono un po' il coronamento di un percorso d'eccellenza di cui andiamo veramente fieri. Lo scorso anno il Ministero ci ha riconosciuto l'equipollenza alla laurea triennale, e quello di Palermo è l'unico corso di regia del documentario. Ecco, di questo veramente siamo molto molto felici. Grazie. Diamo a Ivan i premi da consegnare ai ragazzi vincitori, quindi grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia, Ivan Scinardo, e a Silvia e Graham.